Ciao, sono Mary Jo. Oggi vedremo insieme come la tecnologia Indiba Active può aiutarti se soffri di fascite plantare. Ti è mai capitato di scendere dal letto a prima mattina e appena poggi il piede sul terreno hai un dolore acuto sulla zona del tallone? Può essere che stai soffrendo e sei affetto da questa patologia, quindi la fascite plantare. Prima di parlare della patologia e di spiegarti cosa è e cosa succede nell'organismo quando c'è una fascite plantare, andiamo prima a vedere come funziona Indiba Active. Indiba Active è una tecnologia più comunemente conosciuta come TECAR terapia, cioè trasferimento elettrico capacitivo resistivo. Infatti, a livello del tessuto che interponiamo nel circuito, che è composto da un elettrodo e una piastra di ritorno, che potete anche vedere qui. Quindi abbiamo i nostri elettrodi, piastra di ritorno, elettrodo attivo, trasmette l'energia e la corrente elettrica attraverso il tessuto e abbiamo una modificazione a livello cellulare. Quindi sappiamo che l'effetto di Indiba è ottenuto da una corrente elettrica. Ciò che possiamo cambiare nel trattamento è la potenza. È un trattamento di corrente elettrica ad alta frequenza con la possibilità di modificare la potenza del trattamento in base all'efficacia che vogliamo ottenere. Andiamo insieme a spiegare cos'è la fascia. La fascia è un tessuto connettivo tridimensionale che avvolge tutto il nostro corpo, tutti i muscoli, i tendini, le articolazioni. È come se fosse una seconda pelle. Ci dà possibilità di avere continuità in tutto il nostro corpo, quindi dove abbiamo magari una restrizione fasciale, una fibrosi a livello della spalla, possiamo immaginare questa rete tridimensionale e connettiva in tutto il corpo che, tirando e avendo una restrizione in questo punto, possiamo avere un dolore magari lombare o sulla gamba controlaterale. Questo perché la fascia è quel tessuto, questo organo che connette tutto il nostro corpo. Quindi Indiba Fascia è una tecnologia combinata che sfrutta la tecnologia di Indiba, quindi l'effetto elettrico, con dei manipoli particolari, dei tools, che sono questi qui. Sono tre, e sono tre perché hanno forme differenti e ci danno la possibilità di adattare il trattamento alla zona corporea che stiamo trattando. Quindi sfruttiamo sia l'effetto meccanico del manipolo, del tools, con l'effetto elettrico della macchina. Ad esempio, possiamo utilizzare questo elettrodo più grande, più lungo, su una zona magari più ampia, più grande, come può essere un quadricipite, per avere maggiore aderenza con il tessuto, tra tessuto ed elettrodo. Possiamo utilizzarla sia nella parte concava che nella parte convessa. Nella parte convessa possiamo utilizzarlo sempre in tessuti più grandi, ma potremmo essere più incisivi, più puntuali. Possiamo cambiare anche l'angolazione di trattamento, quindi da un'angolazione più puntiforme a un'angolazione più piatta e meno fastidiosa per il paziente. Abbiamo anche questo, che è utilizzato per zone corporee più piccole, ma dove vogliamo essere comunque globali. Quindi, ad esempio, come può essere un braccio. Anche questo può essere utilizzato nelle due parti, concave e convesse, ma anche in maniera più puntiforme. Quindi se troviamo una restrizione miofasciale, possiamo andarla a lavorare in tutte le direzioni. Il terzo elettrodo è quello più puntiforme. Infatti abbiamo una testina tonda, ad esempio se vogliamo lavorare una parte tendinea più fibrosa, possiamo essere più selettivi, più puntiformi e liberare tutte le aderenze fasciali in una zona. Quindi abbiamo detto che l'approccio di Indiba è globale a questo punto, non è solo un trattamento sulla zona di lesione, ma potremmo andare a trattare distretti più lontani per risolvere una patologia che si trova si manifesta in un'altra parte del corpo. Indiba sfrutta
come principi i meridiani fasciali di Meyer. Praticamente Meyer ci spiega che in tutto il nostro corpo ci sono diversi meridiani fasciali, superficiali, profondi, laterali. In questo caso, ad esempio, se pensiamo a una fascite plantare, quindi della patologia di cui stavamo parlando, possiamo avere una retrazione della catena posteriore. Quindi la catena posteriore sappiamo che parte dalle dita dei piedi, arriva al calcagno, sale verso il perone, abbiamo dei punti di ancoraggio, queste zone qui, sale fino per tutta la colonna, fino all'osso occipitale, cranio e passa anteriormente fino alla zona frontale. Quindi non vi stupite se il fisioterapista che vi tratterà con Indiba fascia andrà a trattare punti lontani dal vostro punto di dolore, come quello della fascite plantare. Quindi gli effetti terapeutici di Indiba fascia saranno più globali, ci sarà un effetto elettrico della macchina, ma anche un effetto meccanico degli elettrodi di Indiba fascia. Quindi riusciremo a ripristinare l'elasticità dei tessuti, quindi lì dove abbiamo questa restrizione miofasciale, abbiamo perdita di elasticità, con Indiba fascia sarà facile ridare movimento a un tessuto che l'ha perso per una patologia o per una mancata mobilità o per una forte infiammazione. Riusciremo anche a dare più stabilità articolare perché oltre il punto di restrizione fasciale possiamo andare a liberare una zona muscolare, una zona contratta. Quindi ridaremo possibilità al muscolo di rinforzarsi e ridare la giusta stabilità all'articolazione coinvolta. Soprattutto l'effetto anche che avremo con Indiba è di diminuire il dolore, ovviamente. Ritorniamo alla fascite plantare. La fascite plantare è una tendinite della fascia plantare, appunto, che si trova al di sotto del nostro piede, l'arcata plantare, parte dal calcagno, come vediamo qui, e arriva fino alla base delle dita. Questa fascia, quando è sovraccaricata, per un allenamento intenso o magari abbiamo camminato a lungo con delle scarpe scomode, può succedere che l'inserzione calcaneare si infiammi, quindi ci dia dolore. Il primo sintomo di dolore è proprio in questo punto qui, dove vedete in rosso. Quindi magari, come vi dicevo, vi alzate la mattina, poggiate il piede a terra, sentite tanto dolore. O magari dopo una camminata intensa, una gara, avrete questa sintomatologia di dolore, quindi sempre nella zona calcaneare. E avremo anche una mobilità limitata, cioè la flesso-estensione del piede non sarà più come libera come prima, ma sentirete anche differenza con il piede controlaterale, perché se andremo a strecciare la fascia plantare, sentirete dolore e la mobilità dell'articolazione sarà limitata. E ovviamente avremo anche un'alterazione del passo, perché ad ogni passo che faremo, il calcagno provoca il tendine che si inserziona sul calcagno provo ti provocherà dolore e avremo un'alterazione del passo nel modo di camminare. Quindi gli effetti del trattamento di Indiba fascia nella fascite plantare sarà la diminuzione del dolore sotto la pianta del piede, un rilassamento dei muscoli del piede, quindi andremo a trattare oltre la muscolatura locale del piede, andremo a trattare anche la muscolatura del polpaccio, proprio perché, come vi spiegavo con la teoria fasciale, è tutto collegato. Verranno rilasciate tutte le restrizioni miofasciali che hanno provocato la fascite plantare e migliorerà la mobilità del piede. Le controindicazioni al trattamento di Indiba fascia ovviamente sono quelle che vengono espresse anche per la tecnologia Indiba, quindi gravidanza, pacemaker, processi infettivi e altro. Andiamo a vedere nella parte pratica come può essere un esempio di trattamento fatto con Indiba. Con Indiba come tecnologia, prego, Irene, accomodati pure. Oltre al trattamento iniziale fatto con Indiba fascia, può essere possibile preparare il tessuto con la modalità capacitiva, quindi questa qui, con la quale potremmo andare a preparare il tessuto
a vascolarizzarlo per rendere anche meno fastidioso e meno doloroso il trattamento fasciale, che ovviamente avendo un effetto meccanico può essere più invasivo. Valeria, passami il cuscino, grazie. Posizioniamo i piedi, ok, perfetto. Vi faccio vedere anatomicamente la zona da andare a trattare. La fascia plantare di cui vi parlavo parte dalla base del calcagno, che è quest'osso qui, detto anche tallone, e si dirama fino alla base delle dita, il metatarso. Quindi andremo a trattare, a rielasticizzare tutta questa zona in cui viene persa la mobilità fasciale, c'è una restrizione, una sofferenza di tessuto e potremmo anche andare a trattare tutta questa zona fasciale collegata come il tendine d'Achille e i gemelli, il soleo, quindi tutta questa muscolatura che a monte può avere una sofferenza, ma tirando tutta questa zona possiamo avere una sintomatologia in questa parte qui, che è dove si manifesta il dolore nella fascite plantare. Perfetto. Il trattamento inizia posizionando una placca neutra al di sotto della coscia perché dobbiamo includere il tessuto da trattare nel nostro circuito. Quindi posizioniamo, mettiamo un po' di crema sulla piastra e la posizioniamo al di sotto della coscia. Perfetto. Andiamo a prendere un elettrodo di diba fascia, applichiamo un po' di crema, non molta perché dobbiamo comunque creare il giusto attrito per avere anche la funzione meccanica dell'elettrodo e possiamo prima avere una manualità più veloce su tutto il tessuto per trovare le aderenze miofasciali, quindi uno scanner del tessuto. Lì dove troviamo più aderenze, quindi sentiamo il tessuto più denso, possiamo andare ad essere più puntuali, più precisi per liberare la zona di aderenza. Possiamo trattare i setti che ci sono tra i muscoli per liberare tutta la zona, dare più mobilità. Quindi, oltre a lavorare a monte della patologia, andremo anche a lavorare al di sotto della fascia plantare, proprio per lavorare tutta la zona. Quindi andremo a fare un trattamento più globale su tutta la fascia, in questo modo qua, e per essere più selettivi e puntuali, magari nella zona di dolore in cui c'è più fibrosi di tessuto, possiamo cambiare il nostro elettrodo e magari prenderne uno più puntuale e riuscire a lavorare selettivamente nella zona di dolore. Potremmo anche essere fissi, fare punto fisso sul punto di dolore e andare a mobilizzare e rielasticizzare tutta la pianta del piede. Oltre a questo, possiamo fare un lavoro più preciso di liberazione delle restrizioni miofasciali non solo al di sotto del calcagno, ma anche in tutta la parte laterale, quindi tutta la parte legamentosa, andando proprio a rilasciare tutte le restrizioni che comportano una maggior tensione nella zona inferiore della pianta del piede, in questo modo qui. Perfetto, spero di essere stata chiara, di avervi aiutato a capire meglio cos'è la fascite plantare e come poterla affrontare per avere una risoluzione della sintomatologia. Grazie per l'attenzione e se volete altri suggerimenti e capire come funziona Indiba Active nell'applicazione di altre patologie, vi invito a seguirci sul canale YouTube Indiba Active.